Ciao, we're back. Sono energica, la vostra è entrata nel colpo. Dopo 31 episodi non sa fare un cazzo di countdown. Porca troia. Ma non so contare, non sai i numeri. Non è pensi... Scusa, Mariana, ci puoi insegnare i numeri? Ci puoi insegnare in italiano anche. 5, 20, 33. Oh, dolce. Ragazzi, abbiamo detto una cosa prima. Ci presentiamo, facciamo le stupide. No, ciao. Però queste cose vanno dei... Dove siamo però? Allo Space... Siamo allo Space Dragon Games. Simone ha fatto una cosa molto bella. Anche detto Ses Mega. Ses Mega? A casa stiamo. Siamo allo Space Dragon Games, che ci offre sempre con molta gentilezza questo luogo dove registrare, dove passano motorini, ma noi li amiamo lo stesso. E no, ragazzi, se siete di Salerno venite, perché è fighissimo, una best salata in tutta cazzo di campagna. Poi, raga, le sedie non ci siamo seduti, se volete potete sedervi anche su queste sedie dove noi giocare sul tavolo in cui noi giochiamo. Lo sapevo, non volevo dirlo perché cioè, era una cosa un po' così. L'ha fatto lui. Bravo, fate il basso. Hanno le console, hanno anche la PS5, quindi se voi. Non vuoi cosa fare. Esatto. Se voi non l'avete a casa. Mi metterò una musica speedrunnata. Direi che tanto ieri a capo. Però Nightgall. Non l'ho visto, Andra. Comunque. Allora, non hai visto la musica? Nell'ultima sessione. Va bene. Non si personaggio. Non l'acqua a mollo, si è spaccato le dita. Allora, comunque, sì. Non ho capito. Siamo i Disasters, siamo dei fagoceri necrofagi che giochiamo a D&D. Quindi, insomma, gli Epteforoi nell'ultima sessione sono arrivati in grande stile alla loro, al loro piccolo forte. Nel modo peggiore, effettivamente, non vedessi del cazzo. Il cavallo ha cagato sul libro. No, ha cagato per terra. E dopo aver... E mi ha preso con la mano. E poi non ha lavato la mano. Tutto canon. Quindi... Mano logica, ragazzi. Quindi, dopo aver effettivamente spiegato come risolvere la situazione di questa carovana all'ultimo piano della torre... Prese in mano la situazione. Lascia il peggiorino. Cioè, lo fa apposta, per esempio, non si spiega. Cioè io ho paura di Giorgio, lei no. Che sta tirando tutti i danni che stai prendendo nella vita reale, Splash. E ride. Quindi. E sparare sulla croce rossa. Hashtag serio Splash. Facevo la somma, stavo per lui. No, non ti preoccupare, siamo alla pari. Comunque. Hanno... fatto un minimo di check su quella che era la situazione a loro forte, loro diciamo del lavoro dei mercenari con il Naga, il padre di Tavir che effettivamente è un disturbo della quiete pubblica. Ma io non so che dire. Sono i geni, al contrario. Quindi effettivamente stanno un po' risolvendo questi problemi, nonché cercando di capire di più sulla protezione dei loro amici in coma praticamente. Per colpa di Xamendor. Non si dice. Hanno parlato con il Naga, scoprendo qualche informazione in più. E adesso si dirigono verso Cameron, mentre due di loro sono stanno facendo insomma la zuppa. La zuppa. La zuppa di sangue e pesciglia. Schio, Giorgio. E quindi abbiamo un padre disfunzionale a cui parlare. Quindi allora abbiamo Sirnel, Tamir e Gareth, il trio delle meraviglie. Dentro una locanda. E il triplete. Quindi, ditemi, andate verso dove pensate che sia Cameron, che dove pensate che sia giusto. Quindi scegliete voi. Ah, se no la locanda dovrebbe stare. Sì, perché aveva detto che stava andando a mangiare. Quindi anche voi dice là e andate lì. Sì, c'è sì. Trovate insomma questo ambiente come vi dico. E noi ci saremmo quasi arrivando alla locanda, ci dà il tempo di camminare. Anche perché dobbiamo dire una cosa, però prima se tu vuoi... Se tu vuoi per forza metterti in mezzo a toglierci. No, parla. Che povero che dati comunque. Io non ho detto niente. Sto mettendo schifoso. Oddio, ma sono andata forse in bagno insieme. Allora, come ho spiegato prima di iniziare la puntata, c'è Sirnella che era persona più sconvolta del pianeta. È vero che Gareth è la persona senza anima, ma Sirnella ha lo sguardo vuoto. Guarda il pavimento mentre cammina. Io non ve l'aspettavo da... Cioè, non più da davanti a sì. Da Davis, no. Ma...
Ha bucato un cavallo. Sono i pneumatici in questo mondo. Io non l'avevo notato. Cosa? Che cosa? Che? Oh, parla! Normalmente le persone non si fanno il bagno insieme, credo. Che cacchio ne sai? Io l'unico che sono fatto il bagno era a Gallerit, quindi. Però da piccolo, tipo per dire fai il bagno con la mamma. Nessuno di te mi sembra piccolo! Ma sempre. Ha sempre un po'. È un nano! Ha sempre avuto un ingranaggio. No. Ma Gallerit è uno di noi. È sceso con noi, cioè io. L'avevi lasciato lì, scherzo. Però è tipo Pet, che veramente non ti ricordi dove l'hai lasciati. Era della carovana fino a prova contraria, se non sbaglio. Quindi, cioè, quindi è stato smontato insieme alla carovana. No, si è sceso. Se volete andare a prendere, insomma, adesso con voi. Ah sì, ovvio, deve stare con noi, deve stare con me. L'hanno smontato. Comunque, vai, di se con voi. Dopo il bagno, veramente, non è l'anima, ma la simpatia è rimasta. Comunque, non lo so, ma dopo chiedere da te. Mamma mia, che è? Non lo so. Non voglio immaginare. Andiamo. Scusami, ma se nascesse qualcosa, qual è il problema? Cosa cavolo? Sì, beh, le persone non sono tutte come te che odiano il prossimo. C'è anche chi? Il prossimo? Ah, io ho bisogno di un avvertimento di minimo 3 mesi per abituato, ok? Ma se zii, basta, andiamo da mio padre. Non finirà bene, sono certo, però ci serve. Ok, quindi. Sì. Andiamo da mio padre. Ok, perfetto. La locanda è piena adesso di passanti che comunque si sono fermati a scamacchiare qualcosa tra classici popolani che stanno andando a vendere o tornando dalla fortezza di Oron. Dopo aver fatto i loro servigi e insomma ci sta qualche chierico seduto, ci sono varie figure, insomma passanti da quelle la povera io non mi mastica la vasca. Oh mamma. Oh, fra, hai dimenticato il naso rosso a casa. Ma che sto mangiando, ma poco fuori. Reazione a catena. Uno dopo là, ultimo di catena. Aspetta, porca. Papi. Mamma. Non dire comunque, lo dico io comunque. Comunque. Sì, questa locanda comunque è abbastanza fatta, ci sta un piccolo tavolo riservato a Cameron che sullo suo letto sta consumando questo bel banchetto fatto da... Ah, che voleva mangiare, vero, ragione. Del locandiere. Del locandiere. Devi dire il nome. Ma giù, scusa. Bravo. È il cognome questo. Dov'è? Il locandiere. È Drandil. È fighissimo, no, però non lo ricordo. Quindi, l'avrò inventato io, non lo so. Ti immagini? Mi ha slightato in questo maniera che non è mai esistito. Quindi, sì, trovateli insomma di spalle, non mi stai guardando. Infatti, ne sta mangiando questa fetta di tacchino. Questa fetta di tacchino praticamente bella succosa. Tamir, prima di incominciare questa discussione, sei sicuro di volerla farla qui? No, lo voglio chiamare, voglio fare era ovvio. Ma quello non è che parla normale, quello... Allora, guarda! Sì, sì, sì. Sulla spalla. Ah? Hey! Avventuriero! Comunque, sì, papà, devi venire un attimo con noi. Ma lo sto mangiando, non vedi che... Non me ne frega niente. O te lo porti dietro o... Non lo può portare dietro. Eh? E dice che non porti i piatti dietro, quindi non posso portarmi dietro il cibo. Ma che hai fatto? Ma c'è una persona che ti sopporta! Quanti anni hai, Cameron? Ma che domanda è? Vabbè, quanti anni hai, papà?
Lascia, vengo con voi, non importa. Ma via il locandiere, ti faccio mettere da parte e poi torniamo. Non è che scappa via, è morto il tacchino. Siamo di là. Grazie. Ah. Comunque. Mi sono perso. Ok. Ok, vabbè, te lo metto da parte. È morto il tacchino, scappa. Ci parli tu? Sì. Ok, ok, allora mi avvio. Si alza, pusce le mani su. Aspetta, no, vieni. Non te ne sa andare in giro. Aspetta. Ok, no, va bene, facciamo che allora. Sì, lo dico e ci andiamo. Questo intendevo. Fai quello che devi fare. Sì. E insomma, si pulisce un attimo, beve il suo boccale e viene con voi. Ok. Prima di tutto faccio. Allora, vabbè, sì, non è legato, li conosci. Lui è un automa. Questo. Però devo parlarti di lui perché è importante. Andiamo. Lui, guardo Galit, è mio padre. Mio padre. Non so se capisce. Virò. Signor Felagan. Tamir ma sopra. No, sotto. Vabbè, ce lo sta. Senso di capito il padre. Albero genealogico, dici. Bravo. Capisco. Andiamo su. Andiamo in camera mia o in camera tua? Differente. Ah, devo andare in camera perché ho paura della situazione che abbiamo. Ok, andate verso la stanza di Tamir che è. Sembra essere stata appena sistemata. Ah! Va bene, sedetevi ragazzi, non vi preoccupate. Ok. Mi trovate insomma per fatti vostri. Spazio c'è. A voi. Ok, prima di chiedere cose, perché voglio prima dare la cosa più importante. Questo automa lo abbiamo preso ad una persona. Dentro c'è l'anima del mio ragazzo morto. No. Che reazione è? No, davvero, che reazione? Mi spiace. No, non lo so. Non lo so. Cosa deve. Tamiri deve non piangere. Mi spiace tesoro. Ecco, adesso va meglio. Ma che cavolo? Io credo che nemmeno lui abbia l'anima. Ma io penso non abbia il cervello, amore, cioè. Lui sa di. Che cosa? Che cosa stai insinuando? No, non lo so. Io e Gareth non siamo assieme. Okay, no, okay, davvero. Okay. Allora. Parlami come se stessi parlando al. Un bambino di 5 anni, quello che sei. Che è tuo padre. Sei fortunato che non ho emozioni. Sì, non ha l'anima, Gareth. Gliel'hanno prelevata. Non l'ha persa per strada. Lo sai che in questo siamo molto vicini ormai. Ma perché? Perché anch'io la mia, insomma. Ah, già, vero. Sì. Anzi, no, in che senso? Adesso ti capisco. Non credo, tu sei insopportabile, lui. Vabbè, non mi fa distrarre, cavolo! Allora, e quindi ora l'abbiamo recuperato e niente. Quindi era solo per presentartelo io, in realtà. Piacere, però, piacere, sono non, bello, non so quanto ti capisca, però va bene. Il padre del. Eh? Non lo so, sto parlando con. Ma che stai facendo? Non lo so, cosa devo rifare? Perché sono qui? Allora. Papà, conoscevi un certo Corbin? No. E un certo Jacob Griffiths? No. Sei inutile. Volevo dire, ti ricordi di quello che ti parlai della trama? Grigia? Sì. La cosa che non ti ricordi bene? Certo. Queste persone c'entravano con quella roba e lui è il risultato del lavoro di questo Jacob, che è stato colui che ha anche ucciso Galerit. Papà, tu sei qualcosa, nella tua mente c'è qualcosa e noi dobbiamo sapere cosa c'è. Dammi una mano, se hai qualche suggerimento su come farti tornare la memoria, su come poterti estrapolare queste informazioni. È fondamentale per te, per noi e per il futuro del mondo. Momento di metagame. Dici?
Ma ce l'aveva detto lui il fatto che sapeva di aver subito degli esperimenti o ce l'aveva detto l'Imp? Non mi ricordo. Però lui me l'ha confermato, cioè lui ce l'ha confermato. Ok. Stavamo tutti quanti insieme nella baracchella sì. Nella capitale. Sì, diciamo, cioè, sì, quando sì, stiamo... sì. Ok, perfetto, allora lo so anche se me, perfetto. Ok, tutta posto. Che esperimenti, te li ricordi gli esperimenti che hai avuto? Cosa ti ricordi? Ho fatto un patto con un'entità. Mm-hmm. Con Ginevra? Non era con lui. Lui è soltanto un imp. No, era un diavolo era molto più potente. Era un diavolo, una creatura biancastra, estremamente strana. Se avessi descriverla? La memoria è un po'... Brava Silvano. La conosco al momento, però posso dirti che era una creatura estremamente particolare. Grande più o meno quanto una scimmia, però dalla pelle biancastra e dalla faccia caprina, aveva questo contratto in mano. Oddio. Che ho e filmato. Tu perché l'hai fatto? Perché avevano detto che avrebbero provato a rubare l'energia di questo incantesimo per del suo desiderio, per infilarlo in questo cristallo e usarlo poi come insomma risorsa per cose. È un po' confuso. E su questo ho dubbi. Ma stai ascoltando? Sì, a parte... E perché ti sei invitato? Perché avevano promesso che avrei avuto una parte di questa energia e che avrei potuto usarla per... E cosa è successo poi dopo? Famiglia. Il diavolo si è ribellato, tutti hanno andato a quel paese, il laboratorio che era in quel semipiano è esploso, siamo scappati. Ok, quel semipiano? Quello dove facevano gli esperimenti. Perché li facevano un altro sempiano. Sì. Lo so, ma qual era? Te lo ricordi? No, so soltanto che mi ci hanno teletrasportato e che... Com'era? Cosa? Tutto quello che ricordi lo devi dire. C'era questo cielo stellato, molto particolare, sembrava di essere più vicino alle stelle più del solito. Sì. E non lo so, era freddo, però non ho visto molto l'esterno. Ricordo che c'erano questi portali in giro e io sono entrato insieme ad un altro di quei loschi figuri e sono scappato Freda. E mi sono salvato. Freda, apri il... Sono un eroe. Cosa? Ci crediamo. Quanti portali erano? Tamir apre il suo diario e gli fa vedere effettivamente uno schizzo un po' così dei portali e qualche disegno della gocceria. Qualcosa già, tipo c'è la torre, ci sono un po' gli alberi, un po' di foreste. Ma sei bravissima. Grazie, ho avuto tanto tempo per imparare a disegnare. Concentrato. Poi sono da sì. Cosa? È la gocceria! No, può essere la tua carriera per il futuro. Oddio! No, questo ma non ti chiedo! Non ci sono mai stato. Ok, quindi mi stai confermando, questi portali invece li riconosci? Non ricordo bene, è stata una corsa che... Vedo del fumo uscire dalle orecchie. Vabbè. No, non erano... Forse erano simili, però non mi sembra essere la stessa... Va bene. Cameron, guarda negli occhi. Ascolta, guarda le mie labbra che si muovono. Negli occhi e le labbra? Le labbra. Ok, le labbra. La corte octopoda ti dice qualcosa? Bello. Il dado. Greve. Cri. Le labbra. Si sta concentrando. Sta conoscendo. Mi concentro più facilmente. No. Ma degli esperimenti cosa ricordi? Niente proprio. Che non sembravano belli. No, sì. Certo. Ma era l'unico in realtà, questo era il mio unico esperimento, gli altri poi l'hanno... Non ho capito, scusami. Il mio esperimento era l'unico che hanno tenuto. E cosa è successo? Che hai fatto? Te l'ho appena detto. E non ho sentito allora, perché non mi sto perdendo un attimo, puoi ripetere? Ho fatto un patto con un diavolo. Ah, era quello l'esperimento? Sì. Ma che cacchio esperimento è? Cameron, hai mai parlato con una persona? Vi siete mai presentati? Senti, è più intelligente di così, volevano rubare l'energia del diavolo. Per fare questo. Ah, wow, sono degli imbecilli.
Vabbè. Ce l'ho provato. Ce l'ho provato, intanto l'ho messo. Esperimento. L'esperimento di Vito Vale. So che hanno fatto questa cosa con altre. Era l'unico. Però ogni quanto di questa cosa è l'unico a cui il diavolo voleva stringere un patto. Con te. Gli altri li ha tutti ammazzati. Saranno stati troppo intelligenti. Ti prego, guarda, non riferire. Secondo te perché è successo? Tu hai capito perché è successo? Cioè... Perché era speciale. In qualche modo a lui, non lo so. Lei si può trasformare in un drago. Quanto è speciale secondo te? Una scala da 1 a molto speciale. No, ci sta pensando da te. Papà, non ci devi pensare, è sarcasmo. No, sette. Okay. No, non lo so, non lo so. Scusate. Non c'ha 18 anni, Sirnel. Sei. Sì. Scusatemi, Sirnel. Sì, vabbè. Hai mai letto di qualche sorta di incantesimo che può estrapolare i ricordi da una persona? No, c'è un incantesimo che gli può far dire la verità per forza, ma... Ma deve ricordarsi. Esatto, credo vada in contrasto con... Sì, il perché gli hanno fatto. Cioè, non può dirti una bugia o la verità se non si ricorda. Esatto. Vorrei cercare di... Vorrei provare a capire se riesco a trovare... un nome alla descrizione della scimmia che mi ha descritto. Se riesco a tipo dire ok, potrebbe essere questa cosa qui. Fai una prova di religione. Ah, religione. Melis! Melis! Wake up! Guarda, ti vedere quanto ciò. Non so perché. Ah, poi ha fatto 18. Ho già tentato per aver fatto 18. Sai che è una descrizione comune. 22. È una descrizione che è molto riconoscibile a un diavolo del contratto. Ah, proprio è quello. Sono diavoli tipici che fanno questo tipo di cose. Una cosa che si sa, insomma, perché nel folklore proprio diciamo di molte culture, molti proverbi parlano di questi diavoli del contratto, come appunto, insomma, queste entità infernali che vengono usate per stipulare patti con creature, insomma, degli inferi. E che poi, insomma, girano i patti a proprio volere e rovinano la vita delle persone che in realtà volevano una cosa diversa. Certo, ovvio. Quindi, insomma, non sono. È una cosa che proprio, diciamo, solo gli scimi fanno i patti con questi diavoli nel caso in cui avessero l'opportunità. Forse scimi disperati. Gareth, hai ragione. Cameron, non abbiamo mai parlato dell'ordine della luce assordante noi due. Parlate voi un parolone. Io non te ne ho mai parlato. Fantastico. Non risponderle così per piacere. È importante. Ti ricorda qualcosa? Ti fa venire in mente qualche immagine? È importante. Senza pressione, Ammetto che è difficile perché stavo mangiando. E farlo mentre non stavo mangiando è ancora più difficile. Allora. Vuoi mangiare? Che vuoi? Ti ha zucchito? Sì, l'ho fatto. Meno male che stiamo a chillare nel bagno io e te. Cosa volevi dirmi? Come ha perso la memoria dopo? Oddio. Ecco il problema. C'era un tizio. C'era un tizio. Come l'ha fatto il tizio? Aspetta. Però c'era un tizio. Partiamo da. Era umano il tizio? Sì. Era un uomo? Sì. Capelli? Allora. Sì. Sì. I denti chi? Mi vergogno un po' a dirlo. Dici. Me lo ricordo per un solo motivo. Dici? Era troppo figo, volevo diventare come lui voleva diventare. Era troppo figo? Sì. Sì. Era un bellissimo uomo. Come era fatto? Aveva questa. Era un umano, capelli, insomma. Diciamo aveva intorno ai 30 anni, secondo me. Quanti anni fa questo? Quando stavo lì. Era la persona che ci ha parlato prima degli esperimenti. Lo so, ma io non ricordo quando il tempo è passato. E stava... Non lo so, non ero con te. Prima che tu nascessi. Ah, quindi 30 anni fa. Quindi non è a 60 se è un uomo umano. Non lo so quanti ne avessi, però era un ragazzo molto... Vabbè, è un'ipotesi, papà. Non ti perdere in questi dettagli, per l'amor di Dio. Era un uomo molto... Per l'amor di Shelley. E aveva... Indossava questa tunica bianca con vari ricami d'oro. Ok, tunica bianca. Bravissimo. Perfetto. Sono d'aiuto? Certo, sì, ma lo sei. Sono parte della squadra adesso, quindi. Certo. Lo sei a prescindere. Cioè, che aspetta. Avevo un voi? No. Mi dici queste cose, non mi distrarre. Proprio con gli appunti in mano da mira. Aspettiamo tutti e due che scrivo.
Allora, quando è scelto. Stella bianca, dettagli dorati. Cosa ricordi più? Che ha fatto un discorso in questo uh-huh. edificio mentre tutti stavamo ascoltando. Uh-huh. Prima, per motivarci a perseguire questa, sì. questo obiettivo arcano. Che volevano appunto scoprire tramite questi esperimenti ha detto un qualcosa uh-huh. Che mi è rimasto in testa perché era strano, però adesso che mi lo dici dico, oddio. Prima di andarsene sì. e lasciare gli esperimenti a mano ad altre persone che non li assomigliavano così tanto, però in che senso? Sembrava molto più figo degli altri. Succede quando sei forte e potente. Ci ha detto che di non aver paura. Ok. In che senso non aver paura? Della luce assordante, della mm-hmm. luce che ci assordirà, la luce che ci assorbirà, non mi ricordo. E quindi mi ha ricordato questa cosa. Uh-huh, che ha senso, se me l'hai chiesto in questo contesto. Sì. Comunque avevo ragione, 7. A 18 anni si trasforma in un drago. Si possono tanti draghi. A 18 anni. Io gli ho 30, non lo posso fare. Anche se il punto qual è? Perché questa persona? Chi è? Quindi. Lei è Sinodel. O dicevi il signore. Signore. Potrebbe essere qualcuno importante di queste persone, certo, che cerchiamo. Ma questo significa che effettivamente la trama grigia ha. È collegata, sono la stessa cosa. Certo, l'avevamo già. Sì, certo, ma l'avevamo già collegata. Questa è la tua firma. Quindi quello che. Allora. Voglio la mia firma in caso in cui ci fosse qualche scoperta importante, perché. Ho servito la mia famiglia per scoprire questa cosa. Scintille dalle dita. Oh cavolo! Sì. Firmeremo come Cameron il grande eroe. No, troppo generale. Vorrei qualcosa di più specifico per quello che sono. Cameron l'unico eroe. No. Papà, Gareth! Ci penseremo insieme. Oh, ovvio. Dobbiamo fare una sessione. Non è vero, scherzava. Non aveva paura della luce assordante, non aveva paura della luce che ti. Dobbiamo chiedere. Ha detto la luce assordante o che ti assorbe addirittura, ha detto una cosa del genere. Insomma, no, è no, molto complesso. Era solo stupido, però forse. Ascolta, tu. Da quando è che hai questi ricordi confusi? Da quando è successo? Da dopo il patto col. Da quando? Quando è che hai iniziato ad avere così tanti problemi di memoria? E non penso che sia la demenza senile. Da quando ho cominciato a bere un pochino. Bevi? Ti ubriachi? Bevo, sì. Adesso mi sono calmato. Mi sto forzando a calmarmi. Era anche un alcolizzato? Ok, capisco. Ha tutto più senso. Che ci pensi? Ti ricordi come l'avevo trovato? Beh, effettivamente. E non è che uno ha molte altre cose da dire. Non mi interessa, non è il momento di parlare di questo. Veramente, sono sicura che avremo altri momenti per parlare di queste cose. Però non ora. Mi dici una cosa. Guardando Galerith, l'automa, ti sembra qualcosa che hai già visto? C'è qualcosa in lui che ti ricorda qualcosa? Guardalo bene. Concentrati, per piacere. Sì. Non mi dire un altro automa perché. Grazie! Ma era una cosa stupida, non te la dirò lo stesso. Dimmela! No, era una stupidaggine. No, papà, tutto quello che dici sono informazioni importantissime. Tu non capisci quanto sei l'anello mancante in questa storia. Ho bisogno di te, ti prego. Non ci sei stato per tutta questa vita. Dimmi tutto, ti ascolto, ti ascoltiamo. Ho portato i miei amici con me per ascoltare te. Vai, ti ascolto. Ed è difficile ascoltare te. Anche se te credi che sia stupida, ti giuro che non lo è. Io dico l'orecchio a lui e lui decide se dirla a voi, se vale la pena dirla. Ok, Gareth, vai. Ascolta. Scrivimelo. Te lo scrivo? Sì, sì. Eh sì, perché sono come fai. Io sono sordo. Cioè, mi dovresti urlare nell'orecchio, quindi. Come hai detto? Come hai detto, scusa? Cosa hai detto, mio forte? Svizzera. Scusate, sono brindato. Però effettivamente ci sta servendo molto queste cose, se ci pensi. No, dovete fare cose off camera, se no non posso seguire. Ah,
Comunque, no, parlavo con Silvana, sto sembrando molto effettivamente questa conversazione con Cameron, eh? Sì, no, che lo uccidere. C'è un momento in cui l'altra volta, quando stavamo parlando di qualcosa, lui ha fatto una sparo. Sì, era questa roba qui. Ma lui è proprio andato in tilt quella volta. Non mi ricordo. Guarda, è successo troppi anni fa. Lo so, cioè, riportarlo a quello stato, forse... Diciamo di tutti i nomi che sappiamo di questa roba. Non so, parliamo di reincarnazione, robe, cose, possiamo fare... Io ricordo... Tanto giacca queste robe! Ragazzi, io non so che dirvi con questa cosa. Io ricordo che... successe quando stavamo parlando nel fatto che... gli esperimenti servivano a separare il potere divino dal... Secondo me questo... Poi dobbiamo chiedere anche un'altra cosa che dobbiamo chiedere. Ok, allora Gareth? Ovviamente non ride Gareth, sto ridendo io. Sì, cioè... vabbè, non può ridere Gareth. Ragazzi, non so se... Dilla Gareth, non ti preoccupare. Mi ha detto che... Sì. Sembra un... No, non dirla, non dirla, non dirla. Dimmela all'orecchio. Per piacere. No. Sembra un tizio che conosceva, che è caduto in una forgia mentre coniava monete per la capitale. Cosa vuol dire? Era un bravo ragazzo. Cosa vuol dire? Una persona, cosa che mi ricordo, non mi ricordo niente. In una forgia mentre coniava delle monete per la capitale. È stata una cosa che è andata girando, una voce molto strana. Ma... Dici il l'automa? Sì, sì. Assomiglia a questo? Sì. No, è una stupidaggine, non ascoltarmi. È una cosa che mi faceva ridere in testa perché me l'ha ricordato. Non è una cosa seria. Mi spiace, Damir, mi spiace, non so dirti più di questo. Che metalli? Ho fame. Ed è caduto nella forza. Fame. Ah! Oh mio Dio, oh Santa Shelby, mi dispiace. Sì, è orribile, è orribile. Va bene, papà. Appena detto che posso... gli faceva ridere. E ora ha detto che è orribile. Ma tu l'hai visto? Quindi posso andare a mangiare o ci sono? No, non ho finito, per piacere, per piacere. Muoviti. Abbiamo... Fame, fame, sto male, non ragiono più. Gli do una roba da mangiare che ho nello zaino, una razione che non è scaduta ovviamente, cosa di... Tieni, vai, mangia. Cioè, come... Allora, è letteralmente... Ti prego, Tamir, finisci questa cosa. È un panino con la carne. È un panino con della carne molto grassa, non buona. Importa. Vai, mangia. Quello che sto dicendo da master, Andra, stringi. Lo so, ma gli do le domande. Allora... Stringi domande. Prima di questa cosa, hai mai sentito parlare del seme stellare? No. Bravo. Facciamo domande veloci. Allora, sì, no. Io domande non ho più da fare. No, di reincarnazione. No. Ti dice qualcosa? Sì, però no, no. Anime che vengono separate, poteri che vengono separati. Non era sì. Questo che l'ha fatto andare in sì, cosa? Quello che ho appena detto, del diavolo che ok. Quando parlammo, cos'è che ti fece sobbalzare, ti fece iniziare a non capire più niente? Quando parlammo sulle scale, te lo ricordi? Le tue domande molto raffica, non sono molto attenti in questo momento. Tamir, non so penso mai. Che sapere più quello che mi stai chiedendo, mi sembra tutto molto vago. Stiamo girando in tondo, vorrei darvi una mano ma non mi sembra di sapere più di questo. Credo che da lui possiamo ricavare solo quello che abbiamo. Va bene. Vai a mangiare. Buon pranzo ragazzi, mi raccomando. Ma se non vedo la mia stanza, perdonami. Ti ho detto che potevo. Ma la devi lasciare ordinata. Pensavo ci pensassi a poter ordinare. Ma che? Ma non è il nostro schiavo. Cioè, puoi anche un po' fare da solo. C'hai quanti anni hai? 50. Che facevi quando mamma abitavi con mamma e lasciavi il casino? Lei non penso. No, era molto più ordinato ai tempi. È uguale qua. Non lasciare troppo casino, per piacere. Non è. Hai ragione, chiedo una cosa seria da parte mia. E non importunare le persone, ti prego. Cerca di capire che stanno lavorando, sono nervosi. Diciamo che non voglio vederti morto. E poi parleremo del fatto del tuo viaggio. L'avevo dimenticato, grazie. No! E scende. Ok. Che volete fare adesso? Allora, io sono uscita dalla vasca, immagino. Io sì, diciamo che comunque. Tamir, prima di andare via dalla stanza, potete starci pure voi. Si toglie la. Vorrei introdurre anche Bora, che comunque non lo parlo per 40 minuti, capi? Cosa? No, però comunque, se no, capito, questo episodio non parlo.
Quindi insomma, cioè, giusto per questo, perché lo dobbiamo staccare. Sì, e prima di andare nella stanza prendo la sciarpa, quella che effettivamente gli ha fatto Galerit, che ha sempre indossato, dove c'è anche ricamato il nome di Tamir, e la mette effettivamente alla toma e gli fa: è tua, quindi vorrei la tenessi di nuovo tu, hai capito? Ti piace? Non ti rispondo. Ok. Andiamo. Che volete fare voi? Noi o loro? Sì, noi stiamo andando dove volete, cioè. Sì, dipende da l'orario, perché non ho la più bella idea di che ore siano. No, è ora di pranzo, insomma. Oh. Ah, già, è vero, perché la camera sta. Però diciamo, si deve arrivarsi più a pomeriggio ormai, praticamente, a parte di parlare, robe simili. Io sto tipo schiacchiandomi, bella rilassata. Ci dobbiamo raggruppare. Sto asciugando i capelli fuori, è dove è il primo albero simpatico che ho trovato, così. L'albero simpatico. Uè, va giù! Mi vedo da lontano, sì, sta arrivando. Siamo, c'è il pensiero, stiamo chissà. Samagna? Piano piano. Sì, sì. Si fa il locando, sì. In realtà la cosa che adesso dobbiamo decidere il prima possibile è dove cavolo andare? Dobbiamo andare dal Baobab, dobbiamo andare da Colimon, dobbiamo cercare la sua anima. Cosa diavolo dobbiamo fare? Cosa diavolo dobbiamo fare? Gareth, puoi prendere la mappa del mondo? Mandiamoci in coppa e decidiamo. Guarda, molto rinfrescata, molto ottimista, molto. Non ho sì. visto assolutamente visto solo morti, bambini scostati. Oddio. Sirnella invece è appena finito di parlare con Cameron, quindi. Sì, esatto. Allora, per questo dobbiamo fare dei viaggi sensati, nel senso che andiamo così, cioè nel senso da un punto e per tutto quello che è vicino. Vabbè, noi ci possiamo teletrasportare, dimmi dove, praticamente. Ah, ovunque in realtà, pure dal tuo, dove abitavi tu. Sì, in realtà possiamo andare in tutti i luoghi. E tutti i laghi. Dove effettivamente conosco le rune per poterci teletrasportare. Ok, vogliamo andare di nuovo al Baobab, più vicino. Baobab dov'era? Abbiamo di energie. Ok, ragazzi, Sirdella, Davantea, Ardevis e Garezza. Dove siete ora? Sotto l'albero. Sotto l'albero. No, io sto proprio nel greo, nel greo. Ragazzi, ma non avevate intenzione di mangiare prima di parlare di queste cose? No, perché abbiamo poco tempo! Sì. Cosa? Comunque, ascoltatemi. Abbiamo parlato con mio padre, per forza. Vabbè, io caccio la bacchetta del cibo, intanto preparo qualcosa per tutti. Ah. Oh, una polverina. Grazie. Ispirazione, perché non riesco a dare un'altra. Basta, senza aggiungere solo qualcosa di ispirazioni. Andiamo a Rybrook. Perché se Baobab è là vicino, andiamo lì. E dobbiamo parlare anche con un certo halfling. Che ci serve parlare con lui, sì. Visto che abbiamo delle cose di dirgli da un bel po', visto che Limp ci ha portato delle cose, ok? Quindi Baobab e cacchio di Gramon. Okay. Santo Dio, dobbiamo andare a Gramon, ok? E poi da lì facciamo il resto, almeno iniziamo a prendere le informazioni. E posso dire una cosa, parlatelo un po' però in modo capito alla pari, perché sennò c'è, cioè, nel senso, comunque una cosa importante che vorrei che tutti decideste insieme. Non per cosa. No, io nel senso, te lo sto dicendo, ditemi se le cose, cioè, nel senso, non vi sto obbligando. No, no, che vorrei che, capito, ci fosse una visione, perché proprio io da master ne ho bisogno, quindi parlate da di voi. Allora, cosa ne dite? Cioè, quali di contribuire, io guardo Arnemis per la conversazione che abbiamo avuto prima. Andremo prima dal Baobab, ma sei contenta? Molto. Beh, io vorrei... Okay. Io vorrei pensare alla mia. Allora, hai ragione. Ragazzi, hai ragione, Gareth. Vuoi che sia la priorità? Vogliamo iniziare da quello? Sì. Allora andiamo dove volevi tu, Sirnella. E poi andiamo dal Baobab e da Harry Brook. Ragazzi, hai ragione. Cosa dovete capire tutti quanti è che l'orologio va avanti. Quello che decidiamo adesso potrebbe farci trovare. È una decisione importante da prendere e io capisco Gareth e vorrei anch'io cercare di aiutarlo in questo momento. Però quindi, se devo parlare da Gramor, probabilmente ci potrebbe dare anche un altro consiglio, se ci pensi, su come fare. Da Gramor, un consiglio, sì. Ancora. Vuoi sì, ancora rivolgersi a lui dopo? Dobbiamo rivolgersi a lui, non è che è un'opzione, dobbiamo farlo per forza, abbiamo bisogno di sapere alcune cose.
i pezzi si stanno collegando più velocemente possibile. Mi sembra che nel, problema. Nel nostro mondo conosciamo soltanto 20 persone, magari possiamo conoscere un'altra persona che ci può dare una mano. Perdonatemi, ma io di Grammar non mi fido. Lo so, ma noi abbiamo bisogno di parlare delle lettere che ci sono arrivate. È importante. Perché queste cose legano con la questione del seme stellare, non dimenticarlo. Che lui conosce troppo bene. E se poi non ci dice nulla? E se omette delle cose ci mette ancora di più nei guai? Che cosa succede? Quali guai ci dovrebbe... Ah, non lo so! No, no, non è successo effettivamente nulla, nulla in queste ultime settimane. Bravissima, Sirnel. Lo so. Peccato che... cioè, cosa può succedere? Cioè, moriamo? Cosa, questo è quello che volete dire? No, qua non muore nessuno se non quella faccia di merda. Non voglio può. Andare da... Può, è vero. A che difeso? Vabbè. Allora, non perdiamoci nel discorso. Cosa vuol dire? Gareth, la tua priorità è la tua anima. Sì. Credi che venire a casa mia possa aiutarti? Vabbè, a casa tua. Da quello che mi hai detto tu, sì. Però allo stesso tempo, forse anche Grammorn effettivamente potrebbe... Vogliamo fare le votazioni? Potrebbe avere delle risposte. Cosa credete voi sia più intelligente? Se andiamo da Grammorn, andiamo anche dal tuo babbo, ovviamente il senso è quello. E poi andremo... Ovviamente per cosa succede, cosa scopriamo. Sono sia incuriosito del Baobab, sia per sapere l'anima di Gareth. Quindi direi che la priorità forse va all'anima di Gareth. Tra l'altro, ragazzi, c'è anche un'altra tappa che dovremmo fare. Sui picchi eterni? Ancalimo. Sì, ma noi dobbiamo andare a Baobab per il fatto di Ancalimo, quindi è un po' collegata. Quindi... Sì, ha senso. Sì, certo. Però per dovremmo andare a Ancalimo. Qual è la ovvio più vicina sulla mappa? Nessuna, perché ci possiamo teletrasportare. Ah, è vero, tu puoi andare dove Sigdell sa. Può. Quale biblioteca ci teletrasportiamo stavolta? Questa volta niente carovana comunque. Stazza, ma no, niente cavalli. Cavalli! Dio, l'ha traumatizzato i cavalli. Andate. Quindi, ragazzi. Andiamo da Grammorn. Da Grammorn? Ah, yes, poi dal Baobab. Facciamo Rinnybrook e Baobab, perché non abbiamo un teletrasporto lì. Vogliamo già andare? Non abbiamo niente da perdere. Anzi, non possiamo permetterci. Subito da Grammorn! Per forza la prima tappa, Grammorn! Non andiamo a Rinnybrook. Andiamo dal Baobab e poi andiamo da Grammorn. Ti puoi rilassare di più come se cosa? Tutti della Rinnybrook, Rinnybrook, devi da Grammorn. Ah, niente, quindi sì. Passiamo prima per il Baobab. Scusatemi. Passiamo prima per il Baobab. Non posso. E te la trasporto letteralmente da Grammorn. È da Grammorn. Ah. A prescindere se dove devi andare, ok, ho scherzato. Pensa alla sorgente. Vedi Arlevis che si rilassa con le branche pensando a quella sorgente. Sì, allora, Tavir manda un messaggio. Ti voglio guardare così. Ok, non voglio sapere. Oh, forse sì. Allora, andiamo? Sì. Siete pronti? Almeno non vedremo Cameron per un po'. E comincio a scrivere le rune per terra e poi fare... Direttamente, così? Sì. Puoi farlo anche a terra? Non dobbiamo salire sopra. Non avvisiamo nessuno. Non avvisiamo nessuno, andiamo, ce ne andiamo. Tavir scrive tipo la lettera super velocemente, chiama la prima persona. Ma senza fare rifornimento, cose. Ma andiamo a Rinnybrook, cioè se abbiamo bisogno di qualcosa. Non stiamo andando in mezzo alla forca. Sì, la forca, esatto. A me non sarebbe stato un problema. Sono per 6 spettri. Ok, scrivi una piccola lettera. La taglio degli uomini che erano lì, insomma, delle guardie, cioè, che... Dico di darla a... Mentre lei non Arena, giusto? Sì. E anche poi a Cameron, cioè di dirla a Cameron, e la gente importante. Certo. Importante. Guardatevi Cameron, legatelo se necessario. Sarà fatto. Ah, io scrivo legate Melis e Luthien ai loro letti. Incatenati devono essere. Anzi, no. Noi lo scrivo questo. Dico a Sinella, dobbiamo mandare un messaggio ai mercenari e farlo fare a loro. Perché nessuno deve sapere di quello che sta succedendo. Ok. Quindi questa cosa non la scrivo. Segniamo come fatto. Luthien e Melis, problema dei mercenari che verrà mandato col ventaglio. Sì. Ma Sareda già sa del nago. Sì, Sareda pure sa. Vabbè, però il problema è che questo messaggio non vorrei venisse letto da altre ora, persone. Ora, mercenari e Sareda hanno mandato il messaggio di incatenamento di Luthien e Melis. Tanto, sono cose che devo saperlo. L'ordine. L'ordine. Ok. Va bene. Dopo questa piccola nota che passa da uno dei soldati che era lì, dei pari delle guardie, crea questo portale su dove appunto stavate sotto quest'albero nel forte vicino alla vostra torre. E magicamente, dopo essere entrati, siete proprio il vostro corpo che trasla nel piano materiale, fino a ritrovarvi in un luogo freddo.
estremamente buio, che riconoscete essere la, l'ufficio segreto di Gramorn nella sua magione. Detto segreto. Dietro alla... È sempre... La voce mi avete trasportato buono. È sempre stato così qui? Sì. Sì, certo. Non me lo ricordavo. Che schifo. Non te lo ricordavi perché hai sempre stato rigliato. Oh! Oh! Vero. Sono tornati? Tipo, sentite proprio, diciamo, la voce che prima, insomma, era guattata dal fatto che ci fosse la parete ancora, per poi vedere una luce che pian piano entra nella stanza, visto che comunque si apre il passaggio segreto dietro al camino di Gramorn, che conduce tramite delle scale a questo ufficio estremamente polveroso, con tutto molto coperto e molto nascosto da pesanti tratti di tessuto. E vedete levitare sopra le scale questa sedia a rotelle, con un halfling, il vostro halfling. Oh. Ciao! Io sto un zitto. Gramorn. Tutto bene? Lo guardo in pescesco. In pescesco? In pesce cagnesco. Cosa c'è, Gramorn? Abbiamo da parlare. Perché ci guardi così? Perché siete in cinque? Lunga storia. Poi dopo le domande per siamo in 5. A te. Non c'è luce qua, siamo sopra. Sì. E tutti quanti entrate, insomma, nel suo soggiorno, nel suo magnifico soggiorno. E c'è Devlamin su una poltroncina a fare l'uncinetto, praticamente. Oh. Di questo... Ah? Oh. Di questi guanti da cucina, insomma, estremamente, sì, estremamente gonfi di... Ovviamente l'ho fatto. Anche se l'anima non c'è, il patto sì. Il patto deve avermi rimane. Signori. Senti, ti piace questa lettera? È tornata comunque. Cavo. Sì, cavo. Lei c'è le prime proprio due parole. A me. Che l'avete presa? Dammela. Prishin ti dice qualcosa? No, non è stata Prishin. Prishin ci ha detto. È la. La strappo dalle mani. Faccio una prova di. La vita di mano. Sei una merda, vai. Ma non ci date lei, scusa. No. No, ce l'ha dato l'input, dai, è peggio ancora la storia. Però Prishin ci disse il fatto che l'ha detto la sua migliore amica, bla bla. Okay. Allora, ho fatto la vita di mano, giusto? 21. Le prendi? Lo ricordo, mi piace. Ho anche fatto degli appunti che volevo dare sottolineato per non dimenticare. Vuoi parlare? Un po'? Ah, ci siamo portati ovviamente anche Galerit. Il pet che ci chiama. Fra sempre, per forza. È pericoloso per te. Non riesco a staccarmene, onestamente. Sia io, Andra, sia Tamir. Parliamo. Ah, oh, che bello. Sia io. Perché avete le mie lettere? Me le ha date Ginevra. Ormai le lettere non mi interessa. Quante... Allora perché l'ha chiesto? Nel senso... Perché le avete? Ce le ha date Ginevra. Il motivo ce lo dovresti dire... Chi è Ginevra? Limp! Lo conosci? L'hai visto? Ma ti sei dimenticato come l'ho chiamato? Quindi devi dirci tu. Sì, vi dico cos'è quello. Chi ve l'ha dato? Non puoi rispondere a una domanda. Allora, possiamo fare una cosa alla volta? Attenzione, è in casa mia, siete in casa mia. Ok. Lo mazziamo. Ok. Si chiama Galerit, è una toma, nel suo corpo c'è l'anima del mio ex ragazzo morto e l'abbiamo preso da colui che l'ha ucciso. E l'abbiamo... È scappato. Non sappiamo dove sia. No, come si chiama? No, non è Jacob. Griffiths. Ho saluto di Corbin. Dai, mi fa piacere. Non bene affatto. In che senso? Che sia morto? No, quello che ha fatto lui. Corbin era la chiave, ora è morto. Non riesci, sarà passato dei brutti giorni. Io avevo fatto i passaggi. Oddio, Gartner all'anno. Come mai? Me l'hanno presa. Chi l'ha presa? Vai ragazzone.
me l'ha presa la figlia di Titronas. Come facciamo a dire i fan degli eventi che ci nascono? Da quando è che non ci vedevamo Glamourd? E dov'era? Nel piano della cocceria. Scusa? Dov'è? Sì. E perché l'ha presa? Che è successo? Cosa hai fatto? Cosa hai detto a questa cosa? Ehi, una persona, non chiamarla cosa. Ha percepito l'anima di suo padre nella spada e alla fine abbiamo fatto una sorta di patto. Per non affrontarla. Esatto, ci ha lasciato andare, però siete una ottima idea. Anima. Veramente o mi stai prendendo in giro? Credo. Ok, grazie. No, perché ormai tutti, sai, parlare con Priscilla è l'opposto di te, quindi non capisco. Posso immaginarlo. Quindi, scusa un attimo, quindi siete passati in cambio di? Della mia anima. E quindi rimane là? Lasciala lì? No. Ce l'ha della sua clava. E io poi devo liberare il padre per riavere l'anima indietro. Solo che non hai più il padre. No, è che la spada. Solo che ho fatto un casino. Priscin ha preso la spada. E anche la pallida vasaia, se non ti ricordi. L'ha imprigionata sì dentro un... cos'era, un cristallo? Un amuleto. Insomma, non abbiamo nessuna delle due cose. E lei non può fare niente, a quanto pare, per Garrett. La stronza. Ops. Scappato. E niente. E la nostra reazione è... E non è finita qui. Melis e Luthien sono in coma, ma nel senso che non hanno preso le gocce perché sono stati attaccati e quindi loro ci sentono, ma li abbiamo dovuti legare a letto. Sono la nostra fortezza perché c'è stato un casino. Loro hanno visto... Respira. Aiuto. Sono stanco, capo. Sono stanco, capo. Gramorn. Ho bisogno da bere. Non mi importa, mi da bere. Gramorn apre il suo libro di incantesimi. Mi dà le spalle. Comincia a creare questa gravità, insomma, condensata tra le sue mani. E praticamente la scaglia verso una delle poltroncine, lanciandola contro il muro praticamente e sfamando le librerie del soggiorno. Una reazione assolutamente adatta a quello che abbiamo appena visto. Siamo così scemo, capo. l'avrei fatto anch'io probabilmente. Posso dire che preferisco comunque. Questo qua lo dice all'orecchio, se lo preferisco lui, che prescinde. Sento sentire da Artemis. Ti avrei fatto un masso per mare quando perdo fumo, ti giuro. Mi fa lo gnomo. Super Mario quando vuoi. Vedi, c'è proprio quello che la sua gamba, insomma, sì. Amputata praticamente, sì. Che trema sotto, diciamo, le coperte che coprono il suo, dalla vita in giù, insomma, del suo corpicino. Non l'hai mai visto, insomma. Così agitato? Sì, ha le vene sul collo che sono ingrosse, ha delle grosse vene, insomma, che sputano dalla fronte. Non l'hai visto, esistono. Non ce l'ha di una piaga! Mi sembra un attimo troppo. Siamo andati noi. Allora. La spada. Sì. E lui e Melis sono nella vostra torre? Sì. Incatenati. Per evitare casini. Perché è successo un casino? E gli spiega quello che è successo ad Adamantea e... Artemis spiega anche il fatto dell'albero. Gli spiega tutto praticamente. Così ti do senza che lo volo. Senza che lo volo. Ora fa tutto. Spacca un'altra sedia. Attacca da solo. Bella merda. Che
Praticamente la stessa poltrona la prende con una, diciamo, con una forza, diciamo, telecinetica. E la scala dall'altra parte, quando prende questa piccola teca dove aveva dei vari cimeli che vanno frantumati dal peso della poltrona. Puoi smetterla? Ho detto che è un attimo esagerato per me. Ok. Qual è il vostro piano? Rispetto a cosa delle cose che abbiamo detto? In effetti sono parecchie. Sono parecchie. E i nostri piani non sono molto... No, no, non è vero. Non è vero, zitto. Sono... Che volete fare? Prendere la sua anima, prima di tutto. È la priorità. Non può rimanere così. E mi guarda. Vedete che apre il suo libro, insomma, di nuovo da una pagina e comincia a cassare un'altra volta. E casta questo, praticamente, questa invulnerabilità praticamente alle mura del soggiorno, torna al del soggiorno. È lo stesso incantesimo che avete visto fare a Prescin. È un incantesimo antidetezione, antitipo antidivinazione. Attenti a quello che dite! Scusa, è che il tempo scorre, letteralmente. Più scorre, più fate cazzate. E va bene. Grazie. Noi almeno non siamo morti come gli altri avventurieri che hanno andato in giro. È vero! Guarda che tu non sei. Scusa il timpano. Scusa, Gareth! Madonna. Dopo parliamo di questa cosa. Punto 1. Dammi il cerchio di teletrasporto della vostra torre. Un attimo. Passamelo. Piano così. Dove sono? Punto 2. L'anima è costruita a prescindere, chissà dove. Tu vuoi rubare il posto più sagrato del mondo? Cosa vuoi fare? Inimicarti una nazione? L'altra volta? No. Questa è la prima volta. Oh, prima ti sei inimicato soltanto un manipolo di soldati. Quindi rimango senza anima? Non c'è nessun modo per riaverla? Pensavo che ci fosse un incantesimo. Ci stiamo sbagliando? Però quella spada non può essere in mano sua. La rivorrebbe effettivamente. Causerebbe una guerra. Davvero? Beh sì. Forse io. Avete capito che quella spada renderebbe tutte le elezioni fasulle? Non ha nessun senso. È un casino. Fare una lezione. Immaginavo fosse tu. Non ho detto. Non dirmelo, non confermarmelo, ti prego. Quindi. Solo il fatto che esista una cosa del genere manderebbe l'equilibrio di questo posto a quel paese. E potrebbe ripristinare una guerra, uno stato. Però prescindo fa. Quindi? Venga, non fa rumore. Cosa vuoi fare, Gareth? Ora che prendi un attimo le palle in mano, decidi che cazzo vuoi fare della tua vita. Voglio riprendermi l'anima e la spada. La spada l'hai persa, sappilo. Non è possibile riprenderla? Andare nel piano dove l'ha messa e riprenderla? Prescindo. Perdonami il volgare linguaggio che sto usando in questo momento. E dico che è anche meno di quello che vorrei usare davvero. Ma prescienza letteralmente quanto è cagato stamattina e quanto è grande. Tu non puoi rubare a lei. Lei ruba a te. Letteralmente. E non avrà nessun problema a sapere che ne state parlando in giro. Quindi attenti soltanto anche a quello. Perché si potrebbe aspettare una reazione da parte vostra o mia? No, non abbiamo parlato in giro. No, di questo no, ovviamente. È solo qui che avete fatto questo piano? Siete sicuri? Cosa non capisco? Scusa. Lei sa che la voglia indietro con la spada. Non sapete, non fate gli scemi. Certo, abbiamo parlato, certo. Certo che lo sa, ma lo sa perché lei non voleva dargliela, quindi. Avete la bocca troppo larga. E non è nei posti giusti. Quindi. Allora, in questo non posso aiutarti. E la spada e basta? In che senso?
Che, solo per l'argomento spada? Sì, ci stavo arrivando là. Non sono mai stato sui picchi eterni. Se vuoi imparare qualcosa di più e avere una possibilità di sapere dov'è la tua anima, o meglio, dove vuoi trovare qualcosa che renda inutile quella spada nelle sue mani, è lì che devi andare. Prepara i vestiti da neve. No. Peggiore stagione per andarci, se posso dirlo, ma cazzi vostri. Perché siamo, cioè, te lo chiedo da player, che siamo effettivamente in inverno. Sì. Immaginavo. Quindi, molto da neve. Non so di cosa troverai. Potresti non trovare niente. E sarà un viaggio lungo e mortale. E potrebbe mandare tutto quello che abbiamo fatto in questi mesi a puttane. Scusa, devami. Povero. Piccolo goblin, maggiordomo. Ci puoi fare del bene, per piacere. E va. Una camomilla. E raccoglio e tipo spazza un po' di cocci di vetro che sono, diciamo, verso l'uscita della del soggiorno, visto che sono un po' in mezzo alla strada. Ho una domanda da farti. Se è possibile mettere l'anima di un'altra persona in una persona che non ha l'anima, non la propria anima, quella di un'altra persona. Tipo. Sì. È quello che hanno fatto con Erefin. Ah, già, è vero. Lei ha avuto anche una brutta situazione in realtà, oltre questo. Quindi se noi mettessimo l'anima di un'altra persona a Gareth, mettiamo caso che non riusciamo a prendere la sua anima, che cosa succederebbe? Sarebbe un'altra persona. Sarebbe proprio un'altra persona. Col corpo di Gareth, giusto? Sì. Che ansia. Gareth si comporta per istinto adesso. È un mezzo involucro. Infatti non... E magari questo gli porterà a fare decisioni più sensate di quelle che faceva quando era se stesso, quindi non è una cosa negativa. Questo penso sia offensivo. Sì, se lo questo però lascialo a lui come commento. Onestamente, non andiamo avanti. Non riusciamo a parlare male di Gareth. Ha i suoi difetti, però va bene. Vedo che tutti mi volevano bene qui. Ti vogliamo bene. Soprattutto abbiamo una grandissima Gravor, posso farti una domanda? Più velocemente possibile. Quando dici queste cose escono sempre domande molto no. strane. Come cosa devo... Cioè... Ecco la c'è partita. Partita? Ma questo pizzetto a che serve? La domanda! La domanda! Pensavo io, stupido! Comunque. Aiuto! Galerith, è un po' quello che è successo a Nerefin, ma peggio, perché lui è stato ucciso. Io so dove è il suo cadavere, visto che l'ho seppellito io. E ora è qui dentro. Io non voglio riportarlo in vita, mi sembra un po' disumana come cosa. Non so neanche se ci riusciresti onestamente. Esatto, però devi darci una mano a trovare Jacob Griffiths, perché quel pezzo di merda non può andare così girando. Chi è che ha fatto questa cosa? Gareth, chissà che è che quella spada è quella spada. La figlia Brishin e la pallida vasaia. Oh mio Dio. Com'è? Tuo amico della capitale. Stai scherzando? Sta scherzando? Loro però non sto forse. No, io lo sto dicendo da giocatrice. Ah, scusa, tu lo sai che tu parlassi un tizio alla città di Adamantea. Che era il tizio dei cavalieri di Mangialuna. Quello che mi diede la bottiglia di vino. Esatto. Non è riuscito dal personaggio, pardon. No, io sono di anche d'Andra, cazzo, due volte. L'orso gufo si chiamava? Sì. C'è il soprannome? Sì. Me lo ricordo il tizio. Ok, ritorniamo. Ah, ok. E forse ne parlai anche a un'altra persona. Ah, quindi solo tre persone. Vabbè. Solo tre. Sì. Sì. È una persona che non parla tanto. Hai detto questa cosa a davvero tanta gente. È come quando. Mi posso fidare, però almeno di una di quelle tre persone. Chi male? Della figlia di Titronas, sì, secondo me. Ah. Ah, dicevi il tuo amico! Ah, scusa! Due? Ehi! Ci stiamo perdendo. Quindi che mi avevi chiesto dove dovevi andare a portare in vita il... Posso fare qualcosa per questo cristiano oppure... Gli dammi le lettere. Tutte. Tutte! Devo... Non solo sono mie, ragazzi. Siete liberi di dire di no.
prima di ridarti le lettere, potremmo un attimo parlare di quella cosa? Santa Shelling? Fatti fare domande. Ti dà molto fastidio il fatto che mi dica che non iniziare una conversazione gli altri fanno altre domande. Comunque, io caccio effettivamente le tue. Priscilla ci ha detto che tu avevi una compagna, ok? Confermo. Confermo. Perché è quello che mi odia. Sì, perché era la sua migliore amica. Sì. Confermo. Confermo. Ed è per quello che ti odia. Ok. Ora lei è morta perché avevate un gruppo d'avventurieri. Conferma. Confermo. Che cosa gli è successo? C'entra con il seme stellare? Sì. Ok. Spiega. Durante quella missione, io sono solo uno sopravvissuto, gli altri sono morti. Perché? Certo, un momento di intuizione. Sai. Sei cazzato. Spero non faccio rumore. Non ho tanto rumore più. 17. Nice. Mi piace questo dadone. Infatti, un bello dadone. No. Quando ha detto che ha confermato, ha dato un attimo un momento di pausa. Ma a cosa però? A cosa? A quando lui è l'unico sopravvissuto e gli altri sono morti? Sì. Non lo so, indagherei un po' meglio su questo. Non lo so, Sindale, mi sembra falso. Che cosa dici? Quale parte? L'ultima parte, dove lui era l'unico sopravvissuto e gli altri sono morti! Chissà per cosa, forse per colpa sua. Non so. Gravor, sii sincero. Per piacere. Sentite. Sì. Per quello che ne so potrebbe essere come è stato per me l'istituto. Davvero? Io mi sono trovato spiaggiato, senza gambe. Ok. Stavo da qualcosa di estremamente oltre questo mondo. Ok. Non so che fine hanno appena fatto gli altri. Sei stato attaccato da delle ombre, ti ricordi qualcosa in merito? Sei stato catapultato in un'altra dimensione o... Ogni notte che riuscivo... Ogni notte prima delle gocce? Sì. Prima delle gocce, ha detto. Quindi hai attaccato... Sennò mi sveglio soltanto molto sudato, e va bene così. Hai attaccato qualcuno o sei stato attaccato? Hai visto delle ombre che erano simili a qualcuno che conosci per caso? Sì. I miei compagni. Quindi li hai uccisi tu? Grabord. No. Grabord. No, ascoltami bene. Che cosa è successo con quelle ombre? Hanno provato a portarmi dalla parte di Xamendor. Ne abbiamo fallito. Ma lo può dire? Scusate, sì, un sì, attimo. Sì, sì. Sì, ah, sì. Non so se Galdrit che è una toma, gli dispiace. No, in realtà, okay, okay. In realtà mi sono sbagliato io, non l'avevo mai detto. Ok. Il seme stellare. Del seme stellare. Se no finisce a cazzi. Poi dice a me, a chi non per colpa mia. A chi ho detto? Ops, anche Master sbagliano. Ok. Hai fatto peggio, vedi che hai fatto di peggio. Poverino. È difficile ricordarmelo, perché ho i miei traumi a riguardo, nel senso che è stato così forte che non me lo ricordo bene. Ma ogni volta che andavano a farmi visita, quelli di... del seme stellare mi promettono queste realtà che non esistono davvero, e lo faranno con tutti. Alcuni hanno ceduto, altri no. Voi non avete ancora ceduto, ma gli segni probabilmente sì, perché non sentivano la scelta di poter rifiutare. Quindi ci troviamo qui, questa è la realtà di fatti. Io ti ho chiesto se quando hai visto quelle ombre hai lottato o c'è stata una lotta. No, non ho avuto il coraggio e non potevo. Posso vedere che sta mentendo? Io non posso lottare con nessuno. Sì. Posso capire? No, tu sai che è vero. È vero, non può lottare. Ah, ma questo... Oh, perché sennò perde l'immortalità. Se ma questo pure hai tempo. Lui non può danneggiare nessuno, a parte le librerie e te. Giorgio, ma questo anche quando c'è stata la cosa la prima volta? E per quello è rimasto in vita lui. Ah! Tamir lo guarda e fa... Il Naga ci ha detto che effettivamente... Tamir vuole... Scusate, un attimo dei pensieri confusi. Vuole confermare... che effettivamente quando vi vengono promesse delle cose
si vedono robe che non ci sono, cosa si attaccano amici, cose, robe. La butta lì. Sì, ovviamente. Per quello voglio andare alla vostra torre. Prendere Lutin e Melis e portarli da me. E solo tenerli. Preferisci che siano da te? Decisamente. Prima di dirti di sì, c'è un'altra questione. Tutte quelle lettere. Che cosa? Perché? Che stai provando a fare? A cercare di combattere il Seme Stellare? È impressione mia. Buongiorno. Ammazzando persone! Ma che cosa dici? Ma sei stupido! Questa gente dove è finita? Erano persone come voi che hanno accettato e che sono finite male. Come rischi di finire male voi? Ah, quindi è responsabilità nostra se accettiamo e moriamo, giusto? Perché sì, tu... in realtà sì. Io ve l'ho chiesto. Io ho chiesto a loro, non ho mai avvicato nessuno. Non sapevamo che saremmo arrivati a questo. Puoi tirarti dietro, dai, sei sempre in tempo, per buona fortuna, vero? Sappiamo farti le gocce da solo. Sbatterti dentro a te. No! Questa camera sta già... dando stretta! Devramin, ci rimarrà molto male, per quello che è appena... Chi se ne fotte di Devramin? Ehi, cosa rispetto? Devramin, con te. No, 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 Devramin, è arrabbiato, è tutto ok. E tra l'altro comunque... fa brutto. No! Tra l'altro comunque, è porgere la tazzina a tutti quanti. Anche a te. Però non ti guardo negli occhi. Oh. Non potevano parlare con i loro cari. Sai perché tengo quelle lettere? E perché devono rimanere a me? Perché? Perché così me le ricordo. E perché Ginevra ce le ha portate? Come ha fatto soprattutto? Perché vuole portarvi contro di me? Siete stupidi a voi. È vero, questo Melis l'ha detto. Vero, Melis, ce l'ha detto. Voleva anche picchiarmi. Io vi dico cose e voi non mi ascoltate. Vi perdo la spada. Vi dico cose e non mi ascoltate. Voi ascoltate il diavolo al posto mio. Vi dico cose e non mi ascoltate. Prescindere sulla cosa più pregressa in questo mondo e posarlo sul piacimento. E ve lo farà. O manderà questo regno in rovina. Ci sono cose che anche le persone buone non possono aggiustare. Pesci non è una persona cattiva, però non sa gestire le cose. Oh, abbiamo notato, è una testa di cazzo. Sì, e a mille anni, come ha fatto, boh. Quindi, bene. Adesso, non voglio fidarmi di me. Ho fatto cose brutte in passato e lo ammetto con fierezza. Queste persone... Con fierezza? Non mi ci sono preso abbastanza, persona. Forse. Forse è colpa mia, forse no. Non lo so, non lo scoprirò mai. Quindi, oh... Per una volta chiudete la bocca e fate come dico io. O, diciamo, almeno seguite i miei consigli. E della vostra responsabilità, non è mia perché ve li do. Potete ignorarli, cazzi vostri. Ma me l'hai fatto portare bene. E quindi, la cosa è questa. Oh, ma c'è, ma fa cazziare tutto qua da questo mondo. A me non è più, è più delicato di prescindere. Prescindere da schiaffi, lui invece non lo è, incredibilmente. Buono. Hai un punto. Ti devi permettere. In che senso? Non c'è l'immortalità per spaccarti la faccia in questo momento, Amir. Ma era una cosa positiva. Hai fatto un guaio. Quindi. Me la mangio la lettera. Me la mangio, me la recupero. Tra le... la cacca. Ma quello che vi posso dire è questo. Nessuno di quelli e ne ho altri. E tipo, vedete che apre il suo libro e tira fuori varie pagine strappate. E ogni top pagina ha altre lettere strappate. Vede che fa un altro bel malloppo, il doppio di quello che avete visto voi. Mamma. Stessa cosa, leggo qua così me lo ricordo. Nessuno di loro è vicino come voi siete arrivati vicino a questo problema. Grammond, come ha fatto Ginevra? Perché parli? Come ha fatto Ginevra a prenderle? Ma che ne so, è ladro! Imp! Ladro! Perché non mi fa finire di parlare? Perché parla sempre? Tu parli troppo! Tu più parli, più fai guai! Tu li puoi risolvere qua, eh? E il potere di farlo. Ma lasciami stare! E saggio di quei problemi, e ne incini, e ne crei un altro. Oh, tu ti sentivi che non la tenevi una figura paterna, ma è già lì. Metti, io direi. E sei è così meglio di camera. È così che funziona, è così che funziona. Meno male che non l'ho avuta. Comunque, ok. Adesso che le cose ci sono state spiegate, possiamo... far arrivare qua Melis e Lutien. Grazie per averci gentilmente spiegato cosa sta succedendo. Cosa che ultimamente nessuno fa.
E tipo... A me non l'avete mai chiesto. Noi l'abbiamo non abbiamo adesso. Avuto il tempo, se abbiamo combattuto la cocceria, le cose, quando dovevamo parlare? Mi mandavate un messaggio. Non è una cosa da messaggio! È pericolosa, ci abbiamo... Da me e torna in vita. È vero! Stavamo nella cocceria, cioè tutto questo, abbiamo fatto le cose in fretta, se no figurati, quindi queste lettere le diamo. Una cosa? Sì. C'è una guerra che incombe su questo regno. C'è io una? Non di tenertela giù okay. In casa, diciamo, da me. C'è una? La guerra che incombe dopo questa cosa. Di le nuovo. Elezioni potrebbero saltare. Il regno sarebbe disunito e non pronto a reagire a questa guerra. Griffith probabilmente sarà uno di quelli, di quel regno. Quindi buona fortuna. Regno. Sì, lo so, l'avevo capito. Mi ha rotto il cazzo il signore, il maestro. L'abbiamo anche salvato. C'è una cosa che di cui ho imparato. Una parola strana che non usiamo qui. Si chiama karma. Karma? In che senso? Quindi, a volte... Non lo so. Fate troppe domande. E dite le cose sbagliate alle persone sbagliate. Eppure siamo belli. E guarda, non ci vuoi... È strano, ed è una qualità. Quindi, adesso, per piacere, non dico di fidarvi di me, perché non so neanche il cazzo, però almeno, se mi ascoltate, non è la colpa a me, ma alle vostre orecchie. Perché vi dico, non sono la persona più affidabile, ho fatto i miei casini. Quelle ne sono la prova, ma non l'ho mai nascosto. Ok, livello di manipolazione 250. Non è che è preciso di avere... E dubbi manipolamento. Cosa? Lo storione. Cosa lo storione? È un pesce. Non lo capisco. Cosa hai detto? Già, non ho sentito bene. Lo storione. No, prima. Tu ripari il paio. Aspetta, hai detto lo storione? La storione? Lo storione, sì. Ok, alza la tazza proprio al gesto che gliela volevo fare. Appena lo fai, vedi uscire da una colonna praticamente dove stava l'altro, il mezz'orco che era sulla parte del corpo, che già. Neanche te ne accorgi. Praticamente vedi una mano che ti arriva in faccia e ti sbatte contro lo spigolo del bordo del camino. Aia! E senti letteralmente la parte del marmo che ti entra nella guancia, nonostante abbia una pelle molto resistente. Quasi ti manda KO questa cosa. Oh. È la tazzina che vola praticamente per terra. Mamma, qui va il bacio, mamma mia. Ti ne fermo così. Oddio, non l'hai visto! Troppo, tratta un po'. Lascia. E vede che c'ha una bella ferita, insomma, che si sta gonfiando sulla guancia. Imparerai a non... Rispondere alle persone sbagliate. Forse l'hai chiamato storione, non doveva. E tu hai scelto di tutto nel guaritore. E vedi che intanto... Il mezz'orco il pesce con le ali ha delle monete d'oro in mano e le passa Gramor. Risolto. Le ha prese dalla mia tasca. Vado, quanto mi devo mettere le monete d'oro sul pesce, se la gente quando mi deve rubare, ma me le deve passare nel culo, nel culino, sulla pelle, sulla pelle del Gramor. Pesce. No, sono i miei pesci, Cristo santo, quando le ha prese? Acquario. Non riesci bene a contare, perché mi ci vuole un po' a contare, però visto che erano più di una decina. Dai, non Gramor. Sei dimenticante, va bene. Gramor. No. Sono comunque, poi ti dirò, sono tipo 14. Gramor. Meno 14. Non chiamarlo più storione, per il suo bene. Aspetta, magari. Ci serve vivo. Io intendo che il quindi, per l'automa Gallrit, signore. Quando facci? Che mi volevi dire? Visto che hai preso le lettere, cosa volevi dirmi? Volevo le lettere. Ma stai scherzando? No. Ma sei uno stronzo! Te lo meriti. Adesso. No! A casa mia, ho bisogno di stare un po' per fatti miei. Scusa, perché il. Perché l'arco di Lúthien quando si sovrappongono i piani è di un altro colore? Qual è il problema? Che succede? Qual è il problema di quell'albero? Vuoi saperlo? Sì. No, te l'ho chiesto per sfizio.
penso che la stirpe di Luthien fosse legata alle persone che dall'altro lato proteggono. Oh. E ci avrà posizioni. Ha incontrato una persona effettivamente lì che era... Lo so. Sì, è vero. Me l'ha detto. Sì. Se quella persona è ancora coscia di se stessa... Lo spero. E non lavora per il Seme Stellare, potrebbe essere un potentissimo alleato. Ok. Quindi è la stessa stirpe di lui. Quindi, adesso... Non lo so, sì, però vabbè... Andate in un viaggio per la Goccia Oscura tramite uno di quei posti. Eh? Ci possiamo entrare tramite vari portali. Lo so, ma... Lo so, non... Mi sembra molto viaggio boss finale. Comunque, poi... E rischiate la vita in quel modo. Oh, pensate a come salvare il regno, rischiate la vita in quell'altro modo. Cazzo vostro, fuori da casa mia. Adesso! E Luthien e Melis te li dobbiamo spedire per posta? Mi è andato alla... Ah, ok. Tenete, non ascolti. Scusa, troppe informazioni! Se tu me ne dai altre saranno ancora di più. Fuori da casa mia. Ci vediamo tra un bel po'. Ciao. Grazie. Terra, mi accompagna. Sì. Terra, mi deve vederne messo a terra? Sì. Cosa, come reagisce? Non reagisce. Ah, ok, è un bravo goblin e tu sei terribile. Quindi, sto dicendo che nessuno... Proiette parole. Vabbè, aspetta. Proiette parole che vengono accompagnate da questo piccolo goblin maggiordomo alla porta della sua magione, di Verami, ma di Gramorn, sul promontorio che sovrasta Ribbrook, con una bella scelta da fare per quella che sarà la prossima avventura, e sarà bella importante. C'è la prossima sessione dove queste cose cominceranno effettivamente, vedremo un po' cosa decideranno di fare. Non capisci, c'è la bad ending e la good ending. No, c'è la bad e la super bad. C'è la bad beginning e la e la bad beginning, sì, la worst beginning. Ragazzi, divertitevi. Ma divertitevi. Ragazzi, ci vediamo. Ciao ragazzi. Lo so quando. Ciao raga. Voglio viaggio. Sono stanco, capo. Sono